Ammette vigile che sotto la galleria non mi posso esibire. Stanno mandate un'altra cosa. Poi non mi vanno per le carote, ma che sto facendo male? Non lo so, forse ha già giocato a pallone. Forse ha mai giocato a pallone a lui. E pallonate e poi tutto in da galleria. Pallonate sì, musica e recita no. Boh. Arosto. Corrado, Arosto. Oi, grazie. Ma come... Grazie, sì, sì. Ma come hai visto il caffo? Che lavo? Niente. Ah, ok. Si stanno proprio su un altro pianeta questo. Ehi, corra! Eccoti qua! Ciao! Bravissimo! Grande! E che vinto oggi! Visto? Guarda, Pir! Qui è proprio mentre saliva sul Vesuvio, guarda! Con il gabbiano in volo! Ah, beh! Oh! Un pensiero che ti ho voluto dare! Grazie, Carrato! Uomo, fatti foto! Guarda. Ah, le foto vecchie sono! Sì, febbraio! Ah, mi ricordo! Aspetta! Mi ricordo! Sì, eri tu! Wow. Grazie, corra! Ma prego, ecco, eri tu! Pierangelo! Chi è Pierangelo? Voglio Simone, fa le graffe e tenimo pure a Topoli! Il balcone da Gazzù! Il balcone da Gazzù! Grazie! Esce per tutte le giornate! E fa! Topoli, quando fai il concerto? Domani al balcone? Vabbè, ui! Ciao, Ginzi, Ginzi! È la nuova pizzeria di Gia Torbillo. Arso, nato! Guarda. Oh, mamma mia, mi ha fatto una! Avrei fatto. Ehi, Gino! Oh, mi hanno detto che fate una volta una pizza. Ah, ma è finta, è sempre finta. Ciao! Su, mamma mia, pare di stare in America. È bello, eh? Guarda qua, Sorbillo per tutte parti. Questo si chiamerà via Sorbillo, no via Tribunale, via Sorbillo. Amica mia, Gino. Ciao! Grande! Come stai? Sto bene. È sempre un piacere vederti. Che frischezza, Cadì. Adesso qua fanno una trasmissione televisiva. C'è un volto sembra conosciuto. Eccolo! Cameraman. Lei mi sembra che la conosca, no? Ah, già sono morto. Quella rossa. Ah, eccola. Non guardare troppo e non guardare troppo. Lei mi pare conosciuta. Io non guardo molto televisione, però sembri un volto noto. Però la potresti fare. Ma chi io? Ma ogni tanto mi chiamano. Bravo, fai bene. Ciao. Che si fa qua? Che si fa? Si inaugura la fila di San Gregorio. Ah, ecco, ecco. Ah, sta pure Enzo. Ciao, Enzo. Sto bene. Grande. Grande tu. Ehi. Tu sei un grande artista. Ehi. Grazie. Te lo dico io. La licenza Gragnanillo. No, mo vaga. Niente, faccio un giro qua e vedo. Magari già trovo, qua ci stanno fuori. Comunque, ti posso mettere in una trasmissione? A te. Eccomi qua, ciao ragazzi, ciao Taila, ciao Gigi, qua ci sono anche io nella trasmissione, sì, faccio l'inviato speciale, nessuno me l'ha chiesto, però faccio stesso perché me ne importa proprio. Comunque ho quest'app che mi fa connettere con voi all'improvviso e quindi mi troverete nel vostro schermo, capito? Ogni tanto, quindi voi pigliate paura. E niente, sono qua per farvi vedere come nasce il Natale a Napoli. Guardate qua, guardate chi ci sta, guardate, e ci sta pure, guardate chi ci sta. Enzo Gragnanillo. Aiuto. Abbiamo grandi nomi per strada, come se niente fosse. Ciao Enzo, ci vediamo. Ciao. Vuoi dire qualcosa?
Natale, è quasi Natale, Enzo, è quasi Natale. Il Natale e tu sei già sconciugato. Ah, ma già sconciugato. Diciamo a fare fotografie. Ah, vabbè. Vabbè. Ah, dopo ci facciamo le fotografie. Grazie! Prima che si fa, guarda. Monticelli, da da da. C'è sta pure lui. Strasse fatenta, siete da Steve Mascarza Chiavaca. Grande Giovanni, giusto Giovanni? Gennaro. Gennaro, Gennaro abita sopra da me. Verino, chi è? Casamagna. Casamagna, a cavolo! Guardate qua, oh. Qua sotto, sta un'altra città qua sotto. Ragazzi, comunque va già salutò. Ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo, sempre sin a busca prima. Giuseppe, che vendi tu? Che vendi, Giuseppe? Per esempio, Babbo Natale, tutto di Natale, tutto di Natale. La cosa più bella che tieni, la cosa più bella che tieni. Vai, vai. Eccolo qua. Ah, ad ecco. E chi ce l'ho? Bello corno, Il fatto no, non c'è una diretta. Sta facendo una trasmissione televisiva, sta in studio. Questa palle Natale. E palle Natale, che è questo? Poi le palle di supereroi. Azza pure? I Fantastici 4, Mr. Fantastico. Ma faccia mia, com'è possibile? Perché proprio hanno fatto una più in coppa. Capita, sì, sì, capita. Che la destra, mi pare che. Wolverine. Ah, è bella, Wolverine. Ok, vendono le palle, il signore. Queste sono le vere palle di Natale. A Wallarella, a Wallarella. 14 anni, voglio che fa pittore di strada. Che combatto. Combatto con le mie armi, che sono questi pennelli. Il pennello, fammi vedere che pesce stai facendo. Mo sto facendo un... questo si chiama neon, pesce neon. Sì, bello, piscio, sì, bello, piscio. Vabbè. No, ma mi sono dedicato ai pesci. Bravo, bravo. E perciò sono qui vicino a te. Non è un caso. Non è un caso. Ok, a noi. Voglio tenere una voce che fa paura. Io già lo conosco. Fa delle canzoni... Fa albano, fa dalle qua. Ti chiami? Giuliano. Giuliano, voglio Giuliano. Bravo Giuliano, Giulio. Poi abbiamo Massimo che fa i quadri. Ciao Massimo. E noi non facciamo l'atto grande, facciamo solo l'atto unico, come era lì. Li faccia nel e chi la fa a concetto poi? E non si può fare. Mamma! Mamma! Ah, oui! Mi oggi è venuto pure cappotto, Luca chi? Luca chi? Tu lo senti? Chi ne sa venuto pure cappotto? Pure cappotto, deve venire. Un cappotto lucello. Un cappotto lucello, deve venire. Quello col collo di pelliccia. La pellicella, non ricordo. Sì. Quello con la fodera scozzese. Ma è scaduto cappotto, tio. Ho capito, ho capito. Ho capito. E non nasci. Pasca, trovo una camera immobiliata e vado a te. Ma la trovo, ma la trovo. Oh, ma la trovo, non vi preoccupate. Ma la trovo. Ve lo tolgo il fastidio. Chi lo sa vendere roba di prima che io moro, so vendi. Aspetta che muore e poi te le vendi, no? E perché, scusa? Chi è lui che dispone? È il padrone di casa, scusa. Tu sei mio fratello. La roba tua aspetta a me. Scusa. Ma chi se va da vendere sta roba? Chi? Minuscia, stanno sta lettera, non voglio che c'è, chi ha scassato presente, stava mezzo, mia moglie, ha scassato le candele, ma si ha rubato pure pretende. Ecco la cinta mia, un c'è si muore tu, muore pure io. Natale in casa con Piello, teatro, teatro, non italiano, non italiano, teatro. Teatro.
al napoletano, a Natale in casa Cupiello. Lui dipinto, io pittore, lui teatro, io pittore, lui teatro. Bravo! Ecco qua, ha già fatto i video per la trasmissione, ha già fatto a Barì che facevo spettacolo, ha già fatto Natale in casa chi è a Parì. A chiavata, perché so, foro conservatorio. È vero che mo trovo più soddisfazione a me si foro conservatorio che dentro, perché i maestri mi elogiano più fuori che dentro. Però capite, nel mese suo lo deve fare, capito? E fa freddo fuori, fa freddo fuori. Nel mese suo lo deve fare, che non ci stanno turisti, non ci sta niente. Sei puro niente. Mi ha scassato presepe, stava morendo. Mia moglie ha scassato del cammino. Tu ma sì, si ha rubato pure bretelle. Qua sto migliorando la voce. Bella e buona, ci fate una nota long sostenuta, ma proprio con leggerezza. Non ho sentito più lo sforzo di mantenere il diaframma. Praticamente mi è venuto proprio leggero. Tenevo una nota forte, alta, con leggerezza, non mi strozzava, era una cosa bellissima, mamma mia. Piano piano si scoprono delle cose, basta una nota, uno pezzo che ci cantate. Alle volte basta anche cantare poco che capisce dei miglioramenti. Bello. Sempre perché voglio applicare le cose, no? E ma mo che fa questo passo bianco? E che già fa? Sei sempre qui. Ma che le sta a Bologna? Sta a Bologna, quando torna a Napoli però. E ci incontriamo. Pure per sbaglio mi incontrato. Pure per sbaglio ci hanno incontrato. Compagni. Oh, accorta a Cristo. Guarda sto scemo. Ma tiene un altro amichetto. Con l'amichetto. Ogni tanto so. Ci vediamo. Capito che ci vediamo. Ma credo. Tu mi fa fuori a me. Ma chi ti fa fuori a te? Ma chi ti fa fuori? È proprio che il grande maestro. Sei tu il mio maestro, appunto. Sì, ma amico suo. E io non sto più. Il grande maestro. E poi tu sei troppo geloso. Ma che ce l'ho? Ma nera retta, sticca. Amici tuoi. Amici tuoi, date amici. Date amici. Capite, a Parigi. Ma è geloso di Tommaso Bianco. Ma che ce l'ho? La polizia. Grazie. Può essere, può essere. Ciao. Troppo geloso. Un amichetto mio, un altro amico. Ehi, non sono un chiave. Ti ho imparato che lì cosa. Maestro mio, sei sempre tu, che tu mi correggi le cose. Mi dici cosa va bene e cosa non va bene. Sono io il tuo maestro, capì?